Guardi, non lo so, ne faccio veramente una molteplicità. La cosa, forse la mia caratteristica principale, vale, è confondere le persone. Ok, adesso le mischio un attimo, poi vedrai che andrà tutto bene. Okay? Comunque le stai mischiando per colore. Okay, non sono mischiate. No, dicevo, confondo le persone. Non mi ricordo mai i nomi, i cognomi. Faccio ha causato problemi questo, cioè è successo in qualche momento in cui non doveva? No, cose divertenti, proprio problemi. Tipo vai. No. Tipo, non lo so, ce ne sono tanti. Vabbè, una sera ad esempio eravamo a Napoli in piazza del Plebiscito per la festa di San Gennaro con Benvenuti al Sud, sì, tutto il cast. E cioè non c'eravamo soltanto noi, no? C'erano giocatori del Napoli, c'erano insomma molti artisti, molte personalità. E c'era Alessandra Amoroso. Certo. Che saluto. Ciao. Oddio, Sergio. Il saluto prettamente intenzionale vuol dire che ha fatto qualcosa di grave. Mi dispiace tanto perché l'ho confusa, perché comunque ci siamo conosciute, ci siamo detti tante cose, belle reciprocamente, no? Sì. Nel senso artisticamente, ci facevamo dei complimenti, ti stimo, via dicendo. E poi ho fatto questa gaffa alla fine che gli ho detto, cioè l'ho confusa con un'altra cantante. Con chi? Con Emma. Sprofondare, tutti intorno a me ridevano, non hanno reso una situazione facile. Tra l'altro salutiamo Alessandra Amoroso che come presentatrice a Sanremo è stata bravissima. Lo so anch'io per così. Ah, okay. No, però mi dispiace, dov'è davvero, cioè non è una cosa brutta, perché veramente, cioè, stavamo chiacchierando così e io l'ho ringraziata perché per una colonna sonora di un film che invece aveva fatto Emma Maroni. Però due grandissime cantanti italiane, no? Giovani tra l'altro, sicché. Sì. È bello. No? Sì, sì, ma. sì. Effettivamente sono tutte due donne. Di questo non ti sono italiane, non giovani, giovani. Una bellissima voce. Io esatto, andrei così per macronare. Non entrare nello specifico, rimani un po' sul palco. I social li